Si è tenuta davanti all'ex negozio Nuova Italian Shoes a Selvazzano Dentro la manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale, che è servita ad informare la cittadinanza su come la città di Selvazzano Dentro affronta e contrasta le ludopatie. Non è solo un gioco, è lo slogan scelto per questo sit-in informativo. È una manifestazione che abbiamo voluto assolutamente a seguito della richiesta della cittadinanza per dire no alla ludopatia, no alle sale da gioco senza regolamentazione e per dare seguito a quello che è un sentimento di preoccupazione per una ludopatia che sta sicuramente crescendo. Abbiamo numeri a livello nazionale importanti, volume d'affari 95 miliardi a livello nazionale, 25 miliardi di introito dello Stato. Abbiamo con certezza tanti casi problematici, sembra si contarne quasi 1 milione, ma sicuramente di questo 1.900.000 ce ne sono 300.000 patologici. Noi siamo qua per dire assolutamente rispetteremo la legge, cercheremo di trovare quell'equilibrio per non privare la libertà di impresa a nessuno, ma certamente nel rispetto delle nostre famiglie, delle nostre collettività, delle nostre comunità, della nostra città, perché ci sia uno sviluppo rispettoso di quello che è tutto quello che è la comunità, la collettività della nostra città e delle città vicine. Noi non siamo contro il gioco, siamo contro l'azzardo e contro tutte le privazioni e le degenerazioni che l'azzardo porta nelle nostre comunità. Un settore che fattura ogni anno il 500% in più dell'anno precedente, un settore che tiene in ostaggio anche parte di chi dovrebbe legiferare seriamente contro questo fenomeno che minaccia le nostre comunità, che rovina le nostre famiglie. Noi per questo siamo qui oggi a Selvazzano, ma saremo in tutte le piazze d'Italia laddove c'è da combattere contro l'azzardo.